Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati su TV Marche, canale 12, la voce che ascoltate, come sempre, quella di Matteo Magnarelli, e stasera più che mai sono e siamo felici di trasmettere questa puntata con i suoi contenuti, uno in particolare speciale ed esclusivo, e ovviamente il motivo lo conoscete praticamente tutti. Il Città di Falconara ha vinto la sua seconda Coppa Italia consecutiva, un traguardo straordinario, quanto mai sofferto, quanto mai batticuore le vicende delle Citizens nell'avventura delle Final Eight in Puglia, in casa del Bisceglie, che tra l'altro è stata una delle rivali, la prima rivale delle Citizens in questo cammino che ha condotto sino alla seconda coccarda tricolore. Insomma, una vittoria davvero speciale, soffertissima, ma forse anche per questo ancor più prestigiosa e appagante per il club di Marco Bramucci. Allora, noi oggi, ovviamente, in questa prima ampia parte, in questa puntata speciale, possiamo dire, dedicata alla città di Falconara, andiamo a ripercorrere quanto è avvenuto a Bisceglie, al Pala Dolmen, nelle varie partite, rivivendo anche gli highlights, perché dicono molto, più del solito, gli highlights delle partite giocate dal quintetto a Massimiliano Neri, e arriviamo sino alla fine per poi mostrarvi quello che da parte della M-Mag Comunicazione è l'omaggio, il video speciale realizzato dal nostro Francesco Maggiori. Andiamo allora a rivivere passo per passo come sono andate le Final Eight, quindi il diario che parte ovviamente dai quarti di finale. Città di Falconara era in campo per ultima contro la padrona di casa Bisceglie. Prima, risultati alcuni sorprendenti, soprattutto il primo, con l'Italcavere e la State che in mattinata alle ore 11, nel match delle ore 11, ha sconfitto 2-1 il Futsal Pescara, la potenziale grande rivale del Città di Falconara, subito è fuori ai quarti di finale contro una grande Italcavere e la State. E questa è la prima sorpresa. Poi Tiki Taka Francavilla che vince contro Marbel Bitonto 4-2, da matricola il Tiki Taka è subito in semifinale di Coppa Italia, dove il giorno, anzi due giorni dopo, affronterà proprio l'Italcavere alla State. Quindi entriamo nella parte di tabellone dedicata appunto alle Citizens. Prima c'è Granzette contro Lazio con la formazione di Mister Chilelli che si afferma per 8-4 sul Granzette, e poi arriviamo al match del Città di Falconara che affrontava il Bisceglie. Difficoltà legate all'ambiente, al tifo, al calore del pubblico locale per la squadra locale, il Bisceglie, ma anche un valore di un avversario che sicuramente non è trascurabile, ma tutti si aspettavano comunque, a essere onesti, un Città di Falconara che potesse avere la meglio delle rivali, non dico con facilità perché in Coppa Italia è impossibile, ma non soffrendo come c'è stato da soffrire. Quanto? Voi lo sapete, ma noi ve lo vogliamo ricordare mostrandovi nuovamente gli highlights dei quarti di finale. Amici di Futsal TV, da parte di Silvia Vinditti, Daniele Mannini. Interviene però Tati, adesso Marta, la giocatrice forse più affamata, ancora per Tati, in mezzo per Marta, gran chiusura di Oselame, vato al volo ancora Oselame, Nicoletti che libera, Erika Ferrara va a colpire, c'è Oselame però a rispondere, adesso Marino in mezzo, l'intervento di Fifò sul palo, incredibile quello che stava accadendo. Errore, secondo errore, va Ion, vince il duello, Ion, la puntata! Che naturalmente in nomination ai Futsal Awards anche lei. Fifò, che puntata e che risposta da parte di Oselame, era difficilissima questa. Ion pressata da Pato, occhio alla pressione di Pato, ancora due volte interviene anche Oselame, rimette in mezzo, c'è Vanessa da quelle parti sull'errore, prova poi un altro dribbling, Aline Elpidio calcia, Angelica Di Biase non trattiene. Tati, Marta dal limite, è arrivata anche Pato. Ancora per Marino, controllo con il petto, il palleggio, Tati, Marino prolunga per Aline Elpidio che va a calciare, gol di Aline Elpidio, vantaggio del Bisceglie con la numero 11, gran lavoro di Marino e conclusione di Aline Elpidio. Ha trovato l'angolo giusto e attenzione ora, attenzione. Gianni Silva, subito la risposta immediata. La rincorsa breve di Fifò che calcia sulla linea di porta, dove c'è Giuliano, rientra sul mancino, chiuso da Giuliano, Giuliano scivola Erika Ferrara, Giuliano contro Angelica Di Biase, ancora le finte di Giuliano che si allunga il pallone e c'è il fischio e c'è l'espulsione di Angelica Di Biase, rigore e il raddoppio del Bisceglie, spiazzata Andrea Polloni, Bisceglie
sul doppio vantaggio con il penalty calciato da Roberta Giuliano. Ai limiti dell'imbattibile. Oselemi ancora per Giuliano con la testa, Giuliano con il tacco. È intervenuta Polloni per Gianni Silva che controlla, Nicoletti su di lei, vince il duello. Marta, Fifò, serie di rimpalli, Gianni Silva, poi Nicoletti che butta via. A destra per Fifò che carica Pato, pallone che rimane lì, il gol di Pato che accorcia. Ora per Pato che può calciare, lo fa Oselame con il viso, cerca di spostare la difesa, la conclusione, Ion con la schiena, poi si ferma e si appoggia a Vanessa, pressione di Gianni Silva, pallone, palla pericolosa, intervento di Oselame su Fifò. Marta che calcia, deviazione traversa. Si è accanita la sfortuna, l'urlo di Marta, fino all'ultimo respiro, Marta, ancora Marta, calcio, deviazione della prima rete da parte di Vanessa, incredibile pareggio di Marta, tutta la grinta della numero 7, 2-2, non finisce qui, va Pato, gol di Pato, la rincorsa, calcia Ion, palo fuori, errore del Bisceglie, parte Isa Pereira, gol di Isa Pereira, parte Nicoletti, il gol di Nicoletti, parte Fifò, la rincorsa e il gol di Fifò, Marino contro Polloni, gol di Marino, Marta contro Oselame, Marta, gol di Marta, parte Giuliano, fuori, vince il Città di Falconara ai rigori, un quarto incredibile. Sei a 4 dopo i calci di rigore, quindi sono serviti i tiri dai 6 metri, i tiri dal dischetto per decretare la qualificata alle semifinali, la sfidante della Lazio in semifinale ed è stato il Città di Falconara. Ma come ci è arrivata ai rigori la squadra di Massimiliano Neri? Ci è arrivata dovendo rimontare un doppio svantaggio, perché il Bisceglie era andato in vantaggio nel secondo tempo con il Pide dopo 6 minuti, poi il raddoppio di Giuliano su rigore e con conseguente espulsione di Angelica Di Biase dopo 8 minuti e 44, poi Pato Dalmazza accorciato a 6 minuti e mezzo dalla fine e a 24 secondi dal termine la puntata vincente di Marta con deviazione di Vanessa Jimenez che ha mandato appunto il match ai rigori. E lì è stata perfetta nella trasformazione la squadra bianco-azzurra, mentre il quintetto locale ha commesso un paio di errori di precisione e quindi Città di Falconara è volato in semifinale. E questa è la prima tappa del nostro diario. Un diario che ovviamente prosegue andando a vedere ciò che è accaduto in semifinale. Dunque, qui iniziano le emozioni ancora più forti, fortissime, roba da defibrillatore per tutto il pubblico, non solo per i tifosi del Città di Falconara, perché nella semifinale numero 1 sono serviti ben 24 rigori per stabilire la vincitrice fra Italcava Real Statte e Francavilla e infatti il punteggio dice 13-12, punteggio ufficiale al termine del match dopo che la gara nei 40 minuti era terminata 3-3. Alcuni errori alla fine, Linzalone, il secondo portiere del Real Statte, ha segnato il rigore decisivo e ha lanciato la formazione pugliese alla finalissima di Coppa Italia. Contro chi? Contro ovviamente la vincente di Lazio, Città di Falconara. Una Lazio che è sempre stata, anche in campionato, una difficilissima, complicatissima rivale per Sofia Luciani e compagne, e così è stato anche stavolta. Ma la storia di questo match è davvero qualcosa di unico, straordinario, che resterà appunto nella storia del futsal e nella storia del Città di Falconara. Dopo 6 minuti e 41 secondi, infatti, il Città di Falconara è sotto 3-0 contro la Lazio. Alzi la mano chi poteva aspettarselo. Poi inizia la rimonta. Fifò poco dopo fa 3-1, Sofia Luciani accoccia e fa 3-2. In avvio di ripresa ancora una scatenata Fifò al quinto minuto, firma il 3-3. Si ricomincia da capo e sul 3-3 trova il nuovo vantaggio la Lazio con Greco, 4-3 all'ottavo minuto, quindi Fifò 4 pari a 5 minuti e 40 secondi dal termine. Poi che la partita è finita 5-4 per Città di Falconara lo sapete tutti, ma vi ricordate come ha segnato il gol a 7 decimi di secondo dal termine Marta? Probabilmente molti sì, qualcuno avrà dimenticato qualche dettaglio. Allora, per rivivere questa sfida vinta così all'ultimo secondo dal Città di Falconara in semifinale, andiamo a rivedere anche questi highlights. Sì,
Signore e signori, amici del futsal, ben trovati dal Palla Dolmen di Bisceglie. L'Ital Cavere a Statte aspetta di conoscere la seconda squadra finalista, quella che uscirà dal match che inizia fra pochi istanti, quello fra Città di Falconara e la Lazio. Lo vedremo, è la Lazio a gestire il primo possesso della semifinale con lancio lungo di Grieco. Raffaella Dalmazza si allunga in buca, Marta, buona traccia, conclusione, Luciani sbuccia clamorosamente, una super occasione per il Falconara, poi Grieco fa sparire il pallone che riappare nella zona di Marchese, gira da Sigleri, di prima, attenzione, Polloni, palo, Marchese, la Lazio avanti al terzo minuto di gioco, 1-0, Sabrina Marchese. Ripartenza della Lazio, nasce tutto da un pallacepa all'annuncia di Alessia Greco. Fare comodo veramente null'altra e... Marchese! La doppietta di testa, avevamo appena finito di dirlo! 2-0 per la Lazio, due volte Sabrina Marchese che prende posizione a metà strada tra l'ultimo e il portiere e di testa spizza per il raddoppio della Lazio. Conclusione al volo, Murata da Pigneiro, esce Polloni, Grieco la salta, la porta è vuota, Grieco la conduce, calcia! Alessia Grieco, 3-0 per la Lazio, 13 all'intervallo, Alessia Grieco! Partita un po' con l'acceleratore schiacciato la formazione biancoceleste e qui però ti dico, perché Alessia Grieco qua non è 99, te l'ho dimostrato in questa azione qua, nell'uno contro il portiere l'ha solata. Sul gol di Marchese e poi... Attenzione a Fifò, 3-1, il Falconara esce alla grandissima dal timeout di Neri che chiama il minuto di sospensione, il Falconara rientra, cambia testa e si rimette in gara, 3-1. Top di petto accomodata per Brunigna, Marchese prova la giocata, barca da lontano, Polloni la lascia lì, Beita tocco sotto, allontana il Falconara, palla per Pato, Siclari a duellare, Pato passa, calcia, Mascia devia in corner. Che giocata di Luciani in fascia, poi per Marta, accelera la spagnola, fino in fondo, dentro il pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Bene, proprio la fase finale del time out, Mascia si è avvicinata, occhio a Pato, solata, Tati, Mascia e poi Luciani col tapin, 3-2, il Falconara è lì, torna a meno 1, col gol del suo capitano, Sofia Luciani. L'abbiamo detto, sta attaccando a pieni giri e poi qui si è vista tutta la qualità. Una coordinazione veramente. Grieco, palo e poi taglia allontana, occasionissima per la Lazio, non è finita. Pigneiro prende posizione, barca, controllo, puntata fuori. Che gira da Isa Pereira. Brecca palla, Siglari che punta diretto alla porta del Falconara. Tati, secondo palo Pato, palla rimorchio, Fifò, Mascia! Paratissima di Marica Mascia, non è finita. Tati. Con Luciani e Marta dentro il campo, lancio di Mascia, Marchese di sponda col petto, Brunigna, che coordinazione che torna da Marta, in diagonale si muove Fifò, aperta la conclusione, la doppietta di Fifò, azione fantastica del Falconara che esce dalla pressione, rompe la prima linea, entra dentro e va a segnare con Fifò, 3-3, parità al Palla Dolmen di Bisceglie. Va con il lancio lungo, pallone che spiove in area di rigore, Polloni la lascia lì due volte, bravissima Polloni. Pato, primo uomo in barriera, parte Grieco, va per la porta, Alessia Grieco, la doppietta della numero 20, la Lazio torna avanti 4-3. Si incastra fra Fifò e Beita, ripulisce Marta, Isa Pereira, grande giocata in uscita dalla pressione, palla per Giannis, contro Barca, sovrappone Isa Pereira, passa Giannis che vince il duello, alla fine Barca costretta a spendere fallo. Giannis, ripartenza del Falconara, Giannis per Fifò, la palla in porta, ancora Fifò, ancora parità, 4-4, altra ripartenza mortifera del Città di Falconara, ancora Fifò. Bella, ancora uscita dalla pressione del Falconara, Luciani, Mascia! Sul primo palo non si fa trarre in inganno dall'opzione del secondo palo, arriva Luciani che insiste, Fifò, palo! Beita sulla parallela per Siglari, secondo palo Marchese, l'arpiona la tiene, calcia! Isa Pereira, chiusura devastante, pressione di Barca, Isa Pereira, 5 secondi, ultima preghiera lanciata in avanti, la palla resta lì, gol! A 7 decimi dalla fine, pazzesco, il gol del Falconara, tutti in campo!
chiaramente la speranza di raggiungere la quarta finale. Greco dice che basta così. Il Falconara raggiunge lo Statte ed è la seconda finalista della Coppa Italia. Un finale leggendario al Pala Dolmen di Bisceglie. Sette decimi di secondo dal termine, un lancio lungo, una palla che scivola al portiere della Lazio. Marta è lì all'ultimo istante, a meno di un secondo dal termine, a buttarla dentro. Impazzisce il pubblico falconarese, che nel frattempo sta crescendo giorno dopo giorno al Pala Dolmen, che ovviamente però era in larga misura non favorevole alla, diciamo così, alla città di Falconara, che comunque vince ancora una volta all'ultimo istante, all'ultimo respiro, e chi ha avuto il cuore forte si è poi potuto dedicare, rilassare un po' per andare a pensare alla finalissima del giorno dopo, alla finalissima di domenica 10 aprile contro il Real Statte. E come sapete, le emozioni forti non sono terminate con quarti e semifinali, bensì appunto andiamo a vedere quello che è accaduto nella finalissima, con il vantaggio dopo pochi secondi firmato Pato Dalmazza. Stavolta è proprio città di Falconara che vola sul più 2 con Yanis Silva dopo 8 minuti, ma è la squadra rivale che non molla e che accorcia le distanze prima dell'intervallo. Belam fa 2-1. Nella ripresa Amanda dopo 6 minuti fa 2-2 e quindi si lotta da lì in poi per conquistare la Coppa Italia sul punteggio di parità. 14 minuti residui dei tempi regolamentari in cui le occasioni fioccano da una parte e dall'altra, i contropiedi sprecati non si contano ed è una notizia per una squadra come quella allenata da Massimiliano Neri, che in ripartenza di solito è letale. Ma anche lo Statte fa più che paura con Renatinha e compagne dalle parti della rientrante di Biase, che aveva saltato per squalifica la semifinale. Insomma, occasioni che fioccano da una parte e dall'altra, non segna più nessuno, si va ai supplementari. E se possibile qua le chance per vincere la Coppa Italia si moltiplicano, sono ancora di più per tutte e due le squadre, fino all'azione che riassume benissimo la storia di questa partita. Renatinha scappa sulla fascia destra, mancano pochissimi secondi al termine dei supplementari, si presenta tu per tu con Di Biase, potrebbe passare la palla sul centro, verso il centro dell'area di rigore a Belam, che tutta sola appoggerebbe sicuramente il pallone in fondo al sacco, invece Renatinha decide di calciare. E allora città di Falconara può ripartire, perché neutralizza quella conclusione, può ripartire, la palla va sulla fascia, assist in mezzo per Rafa Pato Dalmazza, che con una conclusione deviata gonfia la rete a 7 secondi dalla fine dei supplementari, quindi dai calci di rigore, per assegnare la coccarda tricolore. Così città di Falconara ha vinto la Coppa Italia e quindi così andiamo a rivedere gli highlights che vi raccontano quanto ho provato a descrivervi solo attraverso le parole. L'ultima fatica, l'ultimo ostacolo, la finalette di Coppa Italia 2022 assegna il suo titolo. Buonasera dal Pala Dolmen di Bisceglie, da Matteo Santi e Daniele Mennini. Questa era Statte Falconara, lo abbiamo raccontato, la finalissima mette di fronte le due squadre che più di ogni altra hanno meritato di trovarsi qui oggi. Sono arrivate all'ultimo chilometro, lo fanno in volata, fianco a fianco, dove ha superato le forche caudine delle semifinali facendolo nel modo più impensabile possibile. Non è più tempo di pensare alle semi, è cominciata la finale, è lo Statte a gestire il primo possesso. Il capitano della nazionale brasiliana cerca la giocata col controllo, Marta, e Pato sblocca subito la partita, neanche 40 secondi sul cronometro, e 1-0 per il città di Falconara, che non era mai andato avanti durante una partita se non nei 7 decimi finali della semi, e adesso la sblocca subito, 1-0, e questa fa male. Anticipo di Pato che serve Marta, di nuovo da Pato, accesso, eccesso di altruismo da parte di Marta. Bella l'imbucata per Giannis, Mansueto chiude, palla per Renatinha, occhio al 2 contro 1, Renatinha, Mansueto! Di stritolare l'avversario. Eccola ancora Giannis, la lascia Lisa, Pereira torna da Giannis! Silva! Raddoppio del Falconara con una delle sue armi migliori, la pressione alta, 2-0. Prima linea, Matte, tutto prima linea, è un lavoro che chiede Max Neri, lo chiede alla prima linea di attaccare forte la palla. Questa squadra comunque... Occhio a Pato che scappa ancora via, rimontata da Pasquale che si perde però il pallone, rimorchio Tati e Margarito con un paratone. Di Biase, lancio di Biase, Margarito. Mandigna riesce a tornare ancora da Renata che sposta palla sul destro. Parte Pato contro Margarito che para e tiene vivo lo Statte. Marta, Renatinha ruba palla,
Palla per Belam di Biase. Rischia sulla pressione di Tati. Tati Margarito. Tutto buono per gli arbitri. Uscia via Renatigna. Frenata, cambio di lato. Belam per rimettere in partita lo Statte a 33 secondi dall'intervallo. Lo Statte entra dentro questa partita nel momento più importante, prima del riposo. Ed entra con la sua stella più luminosa, ovvero la 90, la 99. Appoggio su Tati. Va su. Passa Pato, secondo palo per Marta. Natigna, ancora lei, in mezzo a due, stavolta la perde. Tutto buono. Pato, Pato, l'appoggio. Marta, secondo palo, Luciani. Tati per Raffaella Dalmaz, che incrocia il pallone. Non me lo chiedere più. Qui calcia e trova un clamoroso incrocio dei pali. Dal nulla inventa Renata, traversa. Amanda, tutto regolare, si presenta contro Di Biase. Quella che non ti aspetti, Amandigna. 2-2. Ha pareggiato il Riastatte. Le proteste di Tati, tutto buono, siamo in parità. Io credo che ho visto uno scivolone di Tati, secondo me non ha fatto fallo, questa la voglio rivedere, però di pancia anch'io avrei seguito Chiara Perona. Poi Amanda davanti a Di Biase ha fatto una cosa, secondo me scivola, scivola, poi Amanda è stata brava e poi qua non è stata brava, è stata proprio brasiliana. Janice, che giocata di Janice, un'altra finta, Janice, solo Margarito a dirle di no. Della ripresa, Tati, le sue finte. Va via sul sinistro, mette la palla in diagonale in mezzo. Palla di Belam. Calcia forte, non male, sul primo palo. Trasformare l'azione in offensiva. L'appoggio su Marta. Sul secondo palo Janis. Più di tutto e poi ha detto non fatevi prendere dalla frenesia. Marta! Margarito! Pazzesca doppia parata! Senza senso! Di Margarito, la prima di istinto, la seconda da fenomeno. La per Tati, spinge Tati, mette giù il secondo palo, Margarito ha preso anche questa. Arriva Tati, sposta palla, incrocia, dentro e Marta a un passo dal gol del vantaggio. Buona posizione, calcia in porta, doppia deviazione, la tocca anche Di Biase. Batte Belam. Diretta in porta, Zapereira, si resta 2-2, Janice, solata, Luciani, Margarito, Janice, giù, tutto regolare. Va dentro col sinistro, Violi fondamentale, ancora Tati, Tati, Margarito, Margarito. Anche la fortuna di parlarci. Occhio al pallone dentro, Janice e Margarito, stavolta è anche fortunata. Pressata da Pato che va via, Marta sul secondo palo da Janice, poi trova Renatigna. Che punta Tati, arriva Belam, servita, Belam sul più bello, ripartenza Falconara, condotta da Marta, 40 secondi, appoggio di Tati, che arriva fino in fondo, dentro! Ultimo assalto forse per lo Statte, Renatigna passa, Renatigna, Renatigna, si divora il gol della vittoria, ripartenza del Falconara, Pato a 10 secondi dalla fine, l'appoggio di Giannis per Pato! Pato! Ancora una volta alla fine, il Falconara a 7 secondi, ancora una volta, terza volta in tre partite, il Falconara ha le mani sulla Coppa Italia, 7 secondi alla fine, Rafa Pato Dalmaz. Ultima preghiera, lancio di Belà per Renata, l'aggancio, la tiene viva, passa Renata, Renata dentro palo, tutto buono, suona la sirena, finisce qui il Falconara, vince la Coppa Italia. Signori, se non vi piace questo sport, non sono neanche sicuro di volervi conoscere. 3-2, in città di Falconara, vince la Coppa Italia a 7 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare. Pazzesco, aiutami Daniele, pazzesco! C'è qualcosa di magico in questo sport, c'è qualcosa di folle in questo sport, c'è qualcosa di drammatico in questo sport.
Mamma mia, davvero, tre partite così neanche a scrivere un romanzo si potevano immaginare e mettere su carta. Invece è davvero andata così, è davvero accaduto tutto quanto vi abbiamo raccontato e tutto quanto avete rivisto in questa puntata speciale attraverso gli highlights e le immagini che abbiamo raccolto nel post Final Eight. Città di Falconara che quindi cala il terzo successo in ambito nazionale nel giro di meno di un anno, del giro di... poco meno di 12 mesi. L'anno scorso il 26 aprile conquistò la Coppa Italia a Rimini, quest'anno il 10 aprile la seconda Coppa Italia, ma in mezzo a dicembre, alla vigilia di Natale, c'è stata anche la prima Supercoppa Italiana. Tre trionfi, manca il tassello forse più ambito per il Città di Falconara in questo momento, il tricolore, lo scudetto, il campionato italiano di Serie A. Ha chiuso matematicamente al primo posto la regular season il Città di Falconara e il campionato ripartirà, anzi si concluderà la stagione regolare domenica 24 aprile al Pala Badiali con la sfida al Kickoff Milano, quindi una gara che non conterà nulla né per Falconara né per il Kickoff. Poi ci saranno i playoff scudetto a partire dal primo di maggio e lì andrà a caccia appunto il tricolore Città di Falconara. Ma prima di pensare a tutto ciò, prima di continuare a sognare in grande, prima di desiderare bramare il triplete stagionale per il club di Marco Bramucci e il quarto successo in ambito nazionale per il Città di Falconara, noi della M-Mag, come promesso, abbiamo voluto realizzare un video speciale che raccoglie e prova anche a cambiare volto alle emozioni emerse dal Pala Dolmen di Bisceglie per celebrare al meglio e mettere quindi la parola fine sui festeggiamenti in casa Città di Falconara per la conquista della Coppa Italia. Il video speciale realizzato dalla M-Mag. Per Fifò che carica Pato, pallone che rimane lì, il gol di Pato che accorcia fino all'ultimo respiro. Marta, ancora Marta, calcio, deviazione, rimane la rete da parte di Vanessa. Attenzione a Fifò, 3-1, il Falconara esce alla grandissima dal timeout di Neri. Che torna da Marta, in diagonale si muove Fifò, aperta la conclusione, la doppietta di Fifò, azione fantastica del Falconara. Pressione di Barca, Isa Pereira, 5 secondi, ultima preghiera lanciata in avanti, la palla resta lì, gol! A 7 decimi dalla fine, pazzesco, pazzesco! Nazionale brasiliana cerca la giocata col controllo, Marta, e Pato sblocca subito la partita, neanche 40 secondi sul cronometro. Ultimo assalto forse per lo Statte, Renatiglia passa, Renatiglia, Renatiglia, si divora il gol della vittoria, ripartenza del Falconara, Pato a 10 secondi dalla fine, l'appoggio di Giannis per Pato, Pato,
fine! Il Falconara a 7 secondi! Ancora una volta, terza volta in 3 partite! Il Falconara ha le mani sulla Coppa Italia! Signori, se non vi piace questo sport, non sono neanche sicuro di volervi conoscere. 3-2 in città di Falconara vince la Coppa Italia a 7 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare. Pazzesco! E dopo aver celebrato alla grande il città di Falconara e coronato la puntata speciale con il video che abbiamo realizzato per le Citizens, ora però è il momento anche di parlare della Dynamis Falconara. Non ci sono immagini, andiamo rapidi però nel fare il punto sul campionato di Serie C1, perché la Dynamis è chiamata a partire da domani sera a disputare 3 partite in una settimana in cui di fatto si gioca le sue chance per i playoff, molto alti in questo momento, ma anche il miglior piazzamento possibile secondo me, secondo noi, nella griglia dei playoff. Allora, partiamo però dal fare il punto legato al turno precedente, ovvero la giornata numero 17, il recupero della giornata numero 17, in cui la Dynamis, ahi noi, è stata sconfitta 4-2 dall'Audax Sant'Angelo di Senigallia. Un KO che ha lasciato la Dynamis al 5° posto, ecco perché le chance di playoff sono immutate. Il Real San Giorgio infatti è stato sconfitto in casa dal Montelupone, è rimasto ad un punto di distanza. L'Audax si è portato a -2, ma nessuna di queste squadre ha tutti i recuperi che deve giocare la Dynamis Falconara. E andiamo nel dettaglio. La Dynamis domani sera, venerdì 15 aprile, alle ore 22, va a Castelbellino, in casa del fanalino di coda Castelbellino, con l'obiettivo di conquistare i 3 punti e volare a +4 intanto sul Real San Giorgio e magari portarsi anche a -3, quindi da Cerreto Desi e Montelupone. Poi però martedì, subito dopo Pasqua e Pasquetta, alle 21:30 la Dynamis Falconara giocherà a Iesi, una sfida ancora più importante, perché in caso di successo sarà un altro recupero per la formazione Michele Pennacchioni, in caso di successo sarebbe 3° posto a pari punti con Cerreto Desi e Montelupone in vista dell'ultima giornata di campionato per tutte quante. Viceversa, in caso di sconfitta, Iesi potrebbe provare a rilanciarsi all'interno della zona playoff. Non più raggiungibile sarebbe Falconara se riuscirà a vincere col Castelbellino. Insomma, tanti se, tanti ma, due certezze. Recupero numero 1, domani sera Castelbellino. Recupero numero 2, martedì prossimo 19 aprile, in casa dello Iesi. Poi le ultime due giornate, le ultime due giornate di campionato, venerdì 22 aprile Dynamis Falconara contro CUS Macerata Regina di C1, e fra poco a Calcio 5 Magazine ne parliamo, e poi l'ultimissima venerdì 29 aprile Dynamis ospite dell'Olimpia Fano. 4 partite per stabilire posizione e se saranno playoff per la società del presidente Tiziano Corinaldesi. È alla portata l'obiettivo, lo vogliono tutti i ragazzi, lo vuole la società falconarese, lo vuole tutta la tifoseria, tutti gli appassionati, i seguaci della Dynamis Falconara. Ora queste due partite di recupero sicuramente sapranno dire molto di più. Giovedì prossimo vi racconteremo come è andata. Per quanto riguarda la classifica, vogliamo solamente dire e battere le mani all'interno di questa puntata al CUS Macerata, che con ben 2 giornate di anticipo ha vinto il campionato e quindi è volata in Serie B. Ma ne parleremo ampiamente fra poco all'interno di Calcio 5M Magazine, quindi restate con noi perché approfondiremo la questione. Contemporaneamente c'è il P73 che, nonostante la sconfitta casalinga contro Iesi, è rimasta al 2° posto, perché proprio il CUS Macerata ha battuto il Cerreto Desi e quindi è rimasta 3ª la formazione viola, raggiunta dal Montelupone che ha battuto il Real San Giorgio. Questa è la situazione lassù in alta quota. Per quanto riguarda questa puntata di Falconara Futsal TV, adesso è davvero tutto, un po' di pubblicità e poi ci tuffiamo dentro alla puntata di Calcio 5M Magazine.